piace l'acqua di Firenze, era troppo calcare. Tutto lì. Le motivazioni per cui gli italiani sono i maggiori consumatori di acqua in bottiglia sono molteplici. Vanno sicuramente ricercate nella pubblicità che segue questo settore di fortissimi investimenti pubblicitari, ma anche al fatto che il nostro paese offre un gran numero di sorgenti di acqua minerale che vengono sfruttate per l'imbottigliamento. Ognuno può bere ciò che vuole, ci mancherebbe altro, ma la nostra è una guerra santa ad un pregiudizio che è duro a morire, cioè che vede l'acqua dei nostri acquedotti, l'acqua del sindaco, come un'acqua non buona, da bere con precauzione. So che l'acqua comunque che viene da qua è proprio l'acqua ideale per l'alimentazione. Si risparmia nei vuoti, nella plastica. L'idea è buona, forse anche per il vino, magari. La risposta è stata eccezionale. Ogni nostro fontanello, come questo, eroga qualcosa come 120.000 litri al mese, quindi significa tante bottiglie risparmiate e tante emissioni di CO2 che non vengono emesse. È un discorso che secondo me viene affrontato in chiave molto ideologica, molto demagogica, ma non è affrontato correttamente. E poi, se c'è un discorso di sostenibilità, noi siamo aperti, parliamole, mettiamoci insieme. Non si può pretendere che un settore dell'industria, perché sta diventando un ritornello, che solo l'acqua minerale debba dare un contributo alla società, tutti gli altri prodotti non lo danno.